Il fatto che si venga sempre tacciati quando si va a girare negli altri posti come gente che va a fare le cartoline perché il posto invece poi nasconde cose meravigliose dietro a quelle cartoline, è una sciocchezza secondo me, perché quelle cose lì, io non sono venuto a fare un film sulla Puglia, io sono venuto a fare un film in Puglia, che è diverso. Perché se fossi il regista che ha fatto la pizza, come si chiamava? Whisper, lui ha raccontato la Puglia bene nella sua vita, no? Perché la conosce ed è pugliese, ha fatto tutto. Ma io vengo a fare un film dove la maggior parte dei protagonisti non sono pugliesi. Li ho radunati qui cercando di giustificare tutti i passaggi narrativi perché mi piaceva proprio girare in questo posto. Ma è chiaro che io vado a inquadrare le cose più belle che ci sono in quel posto dove vado a girare. Quindi quella, la domanda tua è una domanda che secondo me non ha senso. Cioè, sì, è così. La Taranta è una cosa che è famosa in tutto il mondo, no? Non è solo quello. No, no, ma siccome è una cosa che è famosa in tutto il mondo, ed è molto bella vederla, e io che non sono pugliese, vengo in Puglia e vedo questa cosa, e mi piace. Mi piace perché scatena dentro di me una sensazione strana, quella che scatena dentro a tutte le altre persone che non sono pugliesi. Forse voi ne avrete pieni coglioni della Taranta, questo è un altro discorso, come io della canzone Maremma Maremma, è chiaro che non la posso più sentire, però secondo me non c'è quel rischio che dici te, anzi, secondo me c'è il rischio se tu volessi invece raccontare una cosa diversa da quella che poi in realtà si manifesta sempre la Puglia sotto gli occhi delle persone che ci vengono, perché chi viene in Puglia ci viene perché la Puglia è bella. Non ci viene perché dietro chissà che cosa c'è o c'è altro, viene per andare a vedere le grandi città che ci sono, i posti meravigliosi che avete e soprattutto dei pezzi di regione, tipo Salento ad esempio, non se ne può parlare bene, però diciamo, tipo Salento che è un posto straordinario. Quindi questa, per quanto mi riguarda la risposta è no, non c'è sto pericolo. Da parte di chi è qui, un posto, c'è sempre spesso questa sensazione, no? Però io non credo che in questo film siamo caduti nella sequela di cliché, di stereotipi, non è come quando gli americani vengono in Italia, il talento di Mr. Ripley, no? Arrivano, tutti cantano, mandolini. Molte tovaglie per del tuo. Non penso che abbiamo fatto un film così. È vero che ogni volta che hai un regista che non è di qui e viene qui, lui trasmette e racconta ciò che lo ha colpito, che lo ha impressionato. In questo caso, per esempio, c'è una cosa che per noi è normale, forse fuori dalla Puglia no, però ambientare questa storia da Trani è stato fatto non solo perché Trani è una bella città, ma anche perché Trani è un foro molto importante, quindi una città di avvocati, dove aveva senso anche che uno che non è di qua potesse vivere, perché poi il suo personaggio è uno che si è fermato qui, se si è fermato qui sarà un po' per la carriera ma anche per la bellezza di questa terra, una senza moglie che stava qui, con la quale era sposato, si erano separati facendo l'avvocato pratico qua, e aveva senso Trani proprio perché è una città che è notoriamente una città di grandi tradizioni forenti, sì. Per cui spero che non siamo caduti nel racconto dei cliché. Cosa adesso scusa, apro parentesi sul, perché io poi sono romagnolo e mi dicono di tortellini, la piadina, piatto asciutto, scusa, uguale, lo capisco, può essere fastidioso. Però per esempio la cosa della portiera o portinaia, che adesso io non so bene come si dica, credo portinaia, ma anche portiera, comunque ci siamo capiti. È evidente che è un giochino, comunque non dimentichiamoci, stiamo facendo una commedia che si dice larga, quindi si spera che venga vista, quindi alcuni meccanismi comici, se fatti bene, funzionano, ma non è che quello è il film, credo, è un modo per contrappuntare appunto un'appartenenza geografica a un luogo e in maniera divertente, altrimenti avrebbe fatto un altro tipo di film. È ovvio che sì, può dare un po' fastidio, appunto come a me quando fanno l'accento, dicono che c'è solo la piadina o il tortellino o il lambrusco, che non è neanche romagnolo tra l'altro, perché è emiliano, tante cose, ma però si sta, così come Virginia Raffaele parla veloce, è romagnolo.
romana lei di accento, però non è che, insomma, questi sono piccoli giochi che stanno dentro una commedia, credo anche per fare un po' divertire, perché poi di quello stiamo parlando, di una cosa che comunque faccia anche un po', intrattenga anche chi va a vedere il film, ecco, senza troppo costruirci sopra. Dipende molto anche dal film, no?